Libri in cambio di pattumiera. Nel fine settimana Bellanno ospiterà piccoli editori in fiera, manifestazione dedicata all'editoria indipendente. Anche i bambini delle scuole del paese del lago parteciperanno a questa rassegna grazie a un progetto promosso in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'associazione Lega Ambiente. I ragazzi puliranno strade e vie di Bellanno e pesati rifiuti raccolti otterranno l'equivalente in chili di libri. Abbiamo accolto la proposta di Letteraria Mente, coinvolgendo la scuola in una mini edizione primaverile della nostra campagna autunnale Puliamo il Mondo. E porteremo fuori la prima media a raccogliere i rifiuti nelle strade, nel paese e delle frazioni, dopo aver svolto con loro una conversazione in classe per aiutare i bambini a riflettere su questo gesto, che è un gesto, chinarsi, raccogliere il rifiuto che si trova per strada, è un gesto di cura del proprio territorio e può essere di esempio anche ai cittadini, in modo che si arrivi non soltanto a pulire dentro casa, ma a tenere pulito anche almeno fuori casa, vicino a casa. I ragazzi poi verranno qui alla Fiera dei Piccoli Editori, porteranno qui i rifiuti raccolti, lì verranno pesati e Letteraria Mente, insieme con il comune, darà loro l'equivalente del peso dei rifiuti in libri per la biblioteca di classe. C'è un doppio significato dell'iniziativa. E anche l'occasione questa per riflettere con i ragazzi sul tema dei rifiuti in generale, a partire da questo rifiutto speciale, che è oggetto del concorso che letterariamente ha lanciato alle scuole, il rifiuto speciale dell'amianto, ma in generale riflettere su quello che, sul gesto del buttare, che in realtà non buttiamo via niente, semplicemente buttando facciamo cambiare di posto le cose e il posto che vanno a occupare non è indifferente anche per la nostra salute, oltre che per la nostra economia.